C'è un episodio anche bello raccontato da una testimone. Quando lei era preside nell'ospedale di Nkobu, un ragazzo viene sorpreso con delle medicine rubate. È uno studente e Suor Leonella dice: "Non è possibile che questo ragazzo, che è solo da 5 mesi con noi, sappia dove noi mettiamo le medicine nel reparto. Quindi non è possibile che lui abbia rubato." Comunque il ragazzo viene messo in prigione e Sor Leonella chiama quella che era la sua vice, quella che prenderà poi ovviamente il posto come preside, la signora Elisabeth Cagnoro, e le dice: "Va, prenditi cura tu, portagli tu i pasti in prigione 3 volte al giorno." E ovviamente in prigione in Kenya non ci sono le coperte, e Sor Leonella scopre che questo ragazzo non ha le coperte e chiede l'autorizzazione di poter portargli una coperta. E intanto le investigazioni proseguono e l'amministrazione dell'ospedale scopre che veramente il ragazzo non aveva rubato, ma aveva fatto da tramite perché le persone non fossero scoperte. Comunque l'ospedale dice: "Noi un ladro nell'ospedale non lo vogliamo." Sor Leonella dice: "Non possiamo mandare un ladro in comunità tra la gente, dobbiamo formarlo e una volta che sia formato allora può andare." Allora Sor Leonella si dà da fare perché questo ragazzo, questo studente, si trattenga in una missione della diocesi di Meru per 6 mesi, poi lo riprendono e lui finisce i suoi studi. Non possiamo mandare un ladro in comunità, dobbiamo formarlo e poi allora lo possiamo mandare.